L'Europa, o meglio la Commissione europea, la chiama ondata di rinnovamento. Il suo scopo è quello di contrastare la povertà energetica e le emissioni nocive nell'ambiente. Sì, ma a che punto siamo con la direttiva sulle case green? Il prezzo dell'elettricità è cambiato significativamente negli ultimi tempi. A inizio 2022 era molto elevato, come ricorderai, ma dal quarto trimestre ha cominciato a diminuire. Sempre nel 2022 la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili è aumentata, raggiungendo il 39%, mentre la quota di combustibili fossili è scesa al 38%. Stessa cosa per il gas dopo lo stop dell'importazione dalla Russia. In sostanza, c'è un chiaro trend europeo verso una maggiore attenzione all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili. Questo concetto è importante da tenere a mente per capire la rapidità dei prossimi cambiamenti. Sì, perché nonostante l'iter della direttiva non sia ancora arrivato al capolinea e nonostante il fatto che vedremo sicuramente altre novità, il Parlamento europeo ha già preso decisioni importanti. Entro il 2030 tutti gli immobili dovranno raggiungere almeno la classe energetica E. Successivamente, entro il 2033, l'obiettivo sarà portarli alla D. Con un solo giro di voti, l'Italia si è ritrovata a dover efficientare ben 1,8 milioni di edifici residenziali. Stiamo parlando del 15% degli edifici residenziali italiani, un patrimonio stimato intorno ai 12 milioni di unità. Altra novità annunciata a marzo riguarda le nuove costruzioni che dovranno avere un impianto solare o installarlo entro il 2028. Per tutti gli altri, a seguito di ristrutturazione, sarà possibile prorogare fino al 2032. E poi? Già adesso sono spariti i bonus per le caldaie a gas e dal 2029 non sarà più possibile acquistarle. E in tutto questo caos non è stato ancora delineato alcun fondo europeo per agevolare le ristrutturazioni necessarie ad adeguarsi. Questo vuol dire che la maggior parte di noi si ritroverà a pagare in tasca propria per portare le case a un livello energetico appetibile per il mercato immobiliare, rimanendo di fatto al verde. Una notizia che non posso darti è quella legata ad alcun ecobonus o superbonus edilizio, perché non ce ne sono all'orizzonte, visto anche il disastro della precedente edizione. Il problema vero e gli sviluppi più importanti sono però quelli fuori dall'Italia, perché gli altri governi europei invece stanno investendo a piene mani in questo cambiamento, innescando già il trend di domani. All'orizzonte c'è dunque una svalutazione degli edifici italiani, che, diciamocela tutta, resteranno fuori da questa utopica rivoluzione green, facile preda di acquirenti esteri pronti ad investire. Quindi il miglior momento per vendere le case che ancora è da vendere è oggi o ieri. Ma senza fare altra ironia, il futuro del mercato immobiliare con le case green non si prospetta per niente chiaro e piacevole. Mentre continuiamo allegramente a riempire di plastica gli oceani, a far volare aerei ultra inquinanti e a far navigare super petroliere che inquinano come una intera città ad ogni viaggio. Ma com'è semplice capire, colpire le case di noi tutti è più facile che fermare i super petroliera. La direttiva potrebbe raggiungere il suo stato definitivo entro quest'anno. Mi auguro che queste parole servano per farti capire la necessità, se puoi, di vendere ora. Perché se qualcosa non cambierà, potremmo assistere ad un vero e proprio crollo delle quotazioni e degli immobili più anziani. A proposito, casa tua, in che classe è? Vale Immobiliare, diamo valore alla tua casa.